Siamo scesi in piazza perché i consultori non si toccano. Di consultori ne vogliamo uno ogni 20.000 abitanti e forse anche di più. Oggi scendiamo in piazza a difesa dei consultori pubblici perché il 23 aprile il governo sotto banco ha infilato l'ingresso delle associazioni antiabortiste dentro il decreto per i soldi del PNRR. Come sappiamo, i consultori pubblici versano in condizioni già molto precarie da anni, la legge prevederebbe un consultorio ogni 20.000 abitanti, siamo nell'ordine di un consultorio ogni 45.000-75.000 abitanti. Nel Lazio la situazione è catastrofica, in questo momento ti faccio solo un esempio, nella ASL RM1 dove è stato chiuso un consultorio, abbiamo un consultorio a Via Silveri per 138.000 abitanti. Invece in Italia quasi tutte le regioni del nord che hanno cancellato i consultori sostituendoli con dei consultori a sfondo religioso. A Trieste due settimane fa ne hanno chiusi altri due e a Trieste c'erano quattro consultori di cui due funzionanti a macchia di leopardo perché o hanno la ginecologa o non hanno la psicologa o non hanno il pediatra o è tutto così. Rafforzare e sostenere con fondi statali a livello nazionale la libertà di accedere ai consultori alle associazioni antiabortiste significa sfruttare la pressione psicologica e non la decantata consulenza sulla maternità per manipolare le nostre scelte in merito alla nostra salute sessuale e riproduttiva. L'ingresso delle associazioni antiabortiste aggrava ulteriormente la salute di uno spazio importantissimo per la salute riproduttiva e sessuale delle donne e delle libere soggettività, perché sostanzialmente ne snaturano la funzione anche laica di garanzia delle donne per l'accesso all'aborto e quindi per la libertà di scelta. Il consultorio è un luogo aperto, gratuito, non bisogna prendere appuntamenti, non si è giudicati. Qualsiasi cosa uno va a raccontare lì è accolto da personale formato, accogliente, che non si permette di giudicare. I Provita, già solo per il fatto di essere all'interno dei consultori, giudicano e ti vogliono scoraggiare a compiere l'aborto. E non lo trovo giusto, non lo trovo giusto, non è una cosa come dire, accettabile come donna ma anche come medico. Io onestamente non farei mai rendere colpevole il paziente o la paziente per la sua scelta. Oltre a rappresentare un uso improprio dei fondi del PNRR, come sottolineato anche dalla Commissione Europea per gli Affari Economici e Finanziari, non apporta alcun miglioramento alla sanità pubblica, ma rinforza il legame già esistente tra i vertici del governo e le associazioni antiabortiste fondamentaliste. Vorremmo anche che questo governo smettesse di fare propaganda e garantisse sostegno economico alla maternità, cosa che non ha fatto, perché le donne precarie, le lavoratrici autonome, chi non ha un lavoro a tempo determinato è escluso da tutte le misure che in questi mesi sono state promosse soltanto per una piccola parte, mentre la parte che ha effettivamente bisogno rimane fuori. Il taglio del reddito di cittadinanza, per esempio, colpisce la platea che è a maggioranza femminile delle donne che accedono a questa misura.